Questo stabilimento alla Fiat per 40 anni ha preso contributi e contributi buoni, e quando ogni anno, ogni tanto bassavano un po' la produzione, subito si andava in cassa e lo Stato mollava dei soldi alla Fiat. Aperto nel 1970 e chiuso dopo 41 anni, ecco quello che resta dello stabilimento Fiat. Si vedevano i colleghi, chi smontava e chi montava. Considera che qua arrivavano quasi 4.000 e un turno 2.000-2.500 lavoratori, tanto come dire. Avendo Fiat dietro le spalle eri molto importante, ti sentivi un importante anche. Le macchine che dovevano andare in Francia e in Germania venivano fatte solo a Termini Imerese. Poi man mano arrivavano le brutte notizie. Nel giro di poco tempo Fiat cambiò idea e decise di non produrre più la nuova Lancia Y che aveva assegnato qui e di trasferirla in Polonia. Sono stato eletto sindaco nel giugno del 2009 e erano previste alcune riduzioni significative, tra cui la chiusura di Pomigliano e il rilancio di Termini Imerese. L'investimento già era partito, i lavoratori erano stati trasferiti, dentro c'erano i cantieri che stavano modificando lo stabilimento, pertanto non credo, sono sicuro che non è stata una scelta, come dire, industriale, è stata una scelta politica quella di non produrre le vetture qua ma trasferire la Lancia Y a Pomigliano, per le ragioni che io posso immaginare ma che non voglio neanche dire, ecco. Quei mesi da giugno a dicembre furono utilizzati benissimo dalle istituzioni campane, che riuscirono a fare cambiare idea a Fiat, e da lì iniziò un tunnel dal quale non siamo mai più usciti. Una delle cause può essere che c'era molto assenteismo, persone in malattia. Ma guarda, questa vicenda è più un modo per trovare una giustificazione a tutto quello che la Fiat ha fatto a questo territorio, cioè quello di andare via da Termini Imerese. Ti posso dire che i dati della Fiat produttivi erano in linea con gli altri stabilimenti. Come qualità e produttività, Termini era uno degli stabilimenti migliori del gruppo Fiat. È facilmente immaginabile una riviera nella quale ci sono degli alberghi, c'è turismo. A Termini sono chiusi minimo dai 40 ai 60 negozianti e aprivano compro oro, perché la gente, non avendo più soldi, si andava a vendere l'oro, e allora sono aperti da 2, sono diventati 12. E da 3 onoranze funebre sono diventati 9. Perché? Perché la gente, piano piano, chi non ce la faceva, faceva cose brutte o ti veniva un infarto perché l'ansia del dopo lavoro. C'erano momenti che mi sentivo piccolo perché mi mancava quella dignità di continuare ad avere e camminare a testa alta da persona che lavora e che può tenere una famiglia senza avere bisogno di nessuno. Mi manca il mio posto di lavoro, mi mancano i miei colleghi, mi manca la serenità che non c'ho. È da un paio di anni che parlo pure solo, certe volte dico, è una cosa inaccettabile. Io non l'accetto che ho perso il posto di lavoro, io mi alzo ancora alle 5. È vero, 5 e mezza sono già alle biete, perché non posso dormire. Io vedo la mattina mio compare se non va a lavorare alle 6. Io mi alzo la mattina alle 5 e mezza, oggi. Io mai mi alzo a mezzogiorno, perché mi è rimasta quell'abitudine di andare, perché penso che io la mattina mi chiamano e domani si va a lavorare. Quando ormai non ci saranno più i lavoratori, che comunque ci sono un po' di soldi che vengono anche da cassa integrazione e cose, no? Questi soldi che verranno a mancare, che ne sarà di questo territorio secondo me? Quello sarebbe veramente, io credimi, da questo punto di vista molto preoccupato. Guarda, se noi nel giro di qualche anno non troviamo una soluzione è un disastro vero.